Bella canzone, incontro Emanuele da Bono. Buonasera, come stai? Ciao, molto bene, ti ringrazio Paolo. Allora, io inizierei proprio dal principio. Cantautore, autore, polistrumentista, come nasce l'amore per la musica? Come arriva la musica nella tua vita? Sì, quanto tempo ho per rispondere? Allora, guarda, Quello che vuoi. è una storia d'amore lunghissima, nata tantissimi anni fa, e sui banchi delle scuole medie mi sono accorto, in realtà non io, ma il mio professore di musica dell'epoca, che avevo l'orecchio assoluto. Io nemmeno sapevo che cosa significasse questa parolaccia, e poi con il tempo ho scoperto che da musicista è una fortuna, si può dire culo, sfacciato, totalmente un dono, mi verrebbe da dire, perché riconosci al volo le note. D'altro canto, invece, una distrazione continua, perché tu immagina la pioggia sull'asfalto, no? Il rumore degli pneumatici, sono tutti suoni, e nella mia testa io li riconosco, se mi fermo, riconosco. Quindi, da un lato è bellissimo, puoi fare jam con chiunque, passa una canzone alla radio, ti passa la chitarra, la suoni anche se non l'hai mai ascoltata. Dall'altro canto, quando le persone mi parlano, alcune volte devo fare veramente training autogeno per ascoltarle, no? E quindi sono un po' diviso in questa, da questa fortuna o sfortuna che ho. E da lì niente, semplicemente masticando la musica come se fosse un po' il pane quotidiano, ho cominciato con la chitarra, poi il basso, il pianoforte, totalmente in modo autodidatta, però ormai dopo anni e anni e anni, diciamo che non ti voglio dire che non hanno più segreti, perché la musica è Una stupefacente per il fatto che scoperta. sì, è sempre una scoperta, trovi sempre una strada nuova, però ho cercato di mantenere viva quella cosa che, insomma, non doveva essere una catena di montaggio per me entrare a fare il musicista, non doveva essere la routine dell'imbraccio alla chitarra e mi metto a fare i soliti quattro accordi, doveva essere sempre, diciamo, una ricerca. Quindi passare da uno strumento all'altro diciamo, mi ha anche un po' salvato la creatività. E in quale veste ti ritrovi di più? Cantautore, musicista? Guarda, ti ho fatto questo pippotto sulla musica per poi dirti che la cosa che mi piace più fare in realtà sono le parole, perché mi piace di più poter comunicare. Ora senti, la solita frase che senti dire in giro è: ho l'urgenza di dire qualcosa, però in realtà per me è vero. Ho cominciato a scrivere perché, non perché pensassi di essere diverso dagli altri o che la mia storia fosse migliore delle altre, semplicemente perché sentivo di dover far pace con delle cose, molte volte nel passato, tu pensa il bullo o il rapporto con tuo padre, insomma, situazioni in cui non sei riuscito a difenderti. La musica mi permetteva di tornare indietro in quel tempo lì e di dirgliene quattro, o di parlare con mio padre come non avevo fatto. E quindi per me scrivere le parole è stata una scoperta straordinaria, potermi riappropriare, fare un viaggio nel tempo, tornare indietro e mettere i puntini sulle i dove li avevo lasciati vuoti. Una sorta Ecco. di terapia. Sì, bravissimo, bravissimo, è proprio così. Oltretutto risparmi un sacco di soldi perché te la fai da solo. E quindi sì, è andata Magari così. li fai anche soldi, no? Per cui Bravissimo, bravissimo. Certo è che per farlo bene, io sono tipo a oltre 2000 canzoni scritte e non te lo dico come vanto, te lo dico come peso. Sai, tipo l'elefante che sulle scale si spinge il macigno. Quelle 2000 me ne piaceranno 20, però ne devi scrivere 2000 perché te ne piacciono 20. È un percorso, devi permetterti anche il lusso di concederti il lusso di scrivere delle cose alcune volte nelle quali non ti riconosci, no? Quindi varcare la soglia anche un po' della paura, osare, alla fine poi ne vieni fuori, però sempre arricchito. Ok, quindi parli più come autore che come interprete, mi pare di capire. Beh sì, guarda, io ho cominciato cantando le mie canzoni, quindi ho fatto da artista per un sacco di tempo, X Factor, varie cose. Infatti adesso ti avrei chiesto quello. E poi però in un modo del tutto inaspettato è arrivata la chiamata di Tiziano Ferro e da lì io semplicemente ho mandato un paio di canzoni, la seconda che ho mandato era Incanto e ha trasformato la mia vita totalmente. Posso dirti che l'incontro con Tiziano Ferro mi ha cambiato la vita, ha fatto anche
leva su una parte di me che pensavo non fosse forse importante, che è la tenerezza. Molte delle canzoni d'amore che contenevano quel sentimento le lasciavo da parte pensando forse non è la mia cifra, non sono il mio. E invece lui mi ha proprio detto: ma guarda che è in quello che vinci, non ti devi caricare di giacche di pelle per sembrare chi non sei. Ognuno vince in una piccola parte, e la mia probabilmente era proprio la tenerezza. Sì, ascolta, te l'avrei chiesto successivamente, ma appunto dato che ci siamo, la collaborazione con Tiziano Ferro, com'è nata? Raccontaci un po' dettagli, perché voglio dire, stiamo parlando di Tiziano Ferro, per cui... Sì. Guarda, io l'ho incontrato la prima volta tantissimi anni fa, c'erano gli pterodattili in cielo, il 1998, quindi si parla di tanto, tanto tempo fa, all'Accademia della Musica di Sanremo, arrivammo praticamente nella fase finale. Poi però ci siamo persi di vista, ci siamo reincontrati alla finale di X Factor, quando alla prima edizione, io quella di Giuseppe, seconda, io arrivai terzo, e lui mi fece un grande in bocca al lupo perché gli piaceva la mia canzone, Ci troveranno qui. Però pensavo, sai, fossero i complimenti per la trasmissione più che un vero ti seguirò, come disse. Invece lo stava facendo sul serio, io continuai a fare la mia carriera, finché un giorno, alla finale di un concorso per autori di canzoni che si chiama tuttora, di cui ora sono tutor, per assurdo, che si chiama Genova per voi, okay. Arrivai in finale e poi ricevetti la sua telefonata. E io faticai un attimo a credere che fosse davvero lui. Dice uno scherzo. Sì, pensai che fosse un amico che faceva la sua voce, in realtà era tutto vero, e mi chiedeva se avevo intenzione di fargli ascoltare qualcosa. Gli mandai due brani, il primo andò a Michele Bravi, che si chiamava Non aver paura mai, incise nel suo primo disco, il secondo era Incanto, e allora lì decise, fermiamo un attimo, poi l'abbiamo lavorata insieme, e lui disse facciamo un contratto, perché penso che ci sia del materiale. E ora sono 9 anni che scriviamo insieme, ed è un po' più che lavorare con lui, è anche, posso dire, essere amici, avere tantissime cose in comune. Io penso che ci siano delle affinità, ci siano degli incontri che tu puoi anche evitare. Sì, puoi anche pensare non incontrerò mai quella persona, ma se sei destinato succede. Ecco, c'è una bellissima alchimia, c'è una compensazione di cose che però è nata da una filosofia comune, pensiamo molte cose in comune. Bello, bellissimo. Da come ne parli si capisce molto bene. Quindi avete collaborato anche per il suo nuovo progetto, adesso, senza spoiler, insomma, però... Esatto, brava, non si può dire niente. Vabbè, però, dire, lo prendo però, come un sì. No, io ti posso dire che comunque lui è il produttore non solo del singolo mio che uscirà, ma di tutto l'intero album, e per me questo è un, ti posso proprio garantire, sottoscrivere anche a telecamere spente, che è un vero onore, perché non capita tutti i giorni e perché mi ha lasciato una libertà di intenti mai vista. Quando mi ha detto produco il disco, la cosa è andata così, te la posso raccontare? Assolutamente, perché devi. Sei la prima intervista che faccio per questo progetto, quindi dai. Ci tengo. C'hai l'esclusiva di questa fortuna. Dai, ti ringrazio. Io scrissi Sereso, questa canzone, che è una lettera a mio papà, 4 anni fa. La diedi a lui e lui mi disse, capolavoro, però devo farla io. Però per farla io ovviamente devo intervenire sul testo, come abbiamo sempre fatto, lavorando insieme, rimaneggiando le canzoni, no? Solo che questa volta parlava di mio padre. E quindi avrebbe dovuto levare la Sandoria, Genova, mio padre, tutta una serie di cose che a me sarebbero... mi avrebbero fatto male. Così ho pensato, sì, lui è anche il mio editore, però glielo devo dire. Ho provato a dirgli, guarda Tiziano, forse vorrei farla io, lo so che raggiungerà un milionesimo delle persone che raggiungerebbe se la facessi tu, però credo che ci siano delle cose più importanti, no? Diciamo degli affari, ci sono gli affetti. Io questa canzone probabilmente la devo a mio papà, l'ho scritta fuori dal cimitero in 15 minuti, quindi dovevo per forza portarla avanti. Lui mi ha detto, allora facciamo così, sarà il tuo prossimo singolo, lo produco io come tutto il disco. Entrato di diritto, come ho detto, negli highlights della mia vita, però lì è nata anche un po' la paura, ho pensato probabilmente Tiziano da produttore mi chiederà cose, mi chiederà facciamo questo piuttosto che quest'altro, via questi musicisti, andiamo là. Invece io gli ho fatto ascoltare che cosa avevo, le canzoni, gli ho fatto ascoltare la mia band, che erano i miei musicisti, i miei amici, gli ho fatto ascoltare come suonava lo studio in cui eravamo a registrare, e mi ha detto ma è perfetto, tu ti trovi bene? Sì, andiamo avanti. E così io, libero.
Assolutamente, è intervenuto con i suoi consigli sulla parte artistica, però io ho potuto mantenere veramente saldo un'identità. Se ti capiterà di ascoltare il disco, dirai sì, si sono fatti davvero gli affari loro, in barba a tutto, senza nessun tipo di pressione di dover cercare qualche risultato. L'urgenza, come dicevamo all'inizio, era essere se stessi. Beh, sai, ma credo che l'arte abbia bisogno della libertà, per cui ovviamente, come hai detto, avrà messo mano, giusto, però credo sia proprio la cifra vincente, no? Sì, anche per uscire dall'omologazione. Lui mi disse: devi essere il più possibile te stesso, quindi non spegni la radio, non avvicinarti a niente di quello che c'è in giro, non serve, c'è già, invece tu non ci sei, quindi avvicinati di più alla versione HD di te e vedrai che lì almeno brilliamo di luce nostra. Sì, che poi è un po' la problematica diffusa, diciamo, della musica di adesso, senza fare, insomma, grandi critiche, però che spesso è tutto molto molto simile, no? Quindi o hai proprio una cifra particolare oppure sono un po' come tutti gli altri. Ascolta, invece, parlando di te, mi piacerebbe se ci dicessi qualcosa sulla tua esperienza all'estero, negli States, com'è andata e che esperienza è stata? Guarda, è stato un punto di svolta. Io avevo pubblicato due album in inglese e non ti, e ti, non, io non guardo, sono una persona molto vera, ti dico la verità. Io li avevo pubblicati con uno pseudonimo chiamato Clark Kent Phone Booth, cioè la cabina del telefono di Clark Kent, perché semplicemente dovevo liberarmi di un editore. E l'avvocato del tempo mi disse: vabbè, prendi uno pseudonimo, fai due dischi in inglese. La fortuna di suonare tutti gli strumenti mi ha portato in 2 mesi a pubblicare due dischi, suonandomi tutto in casa velocemente. Il problema è che poi una piccola etichetta ha mandato questi brani un po' in giro all'estero e hanno cominciato a rispondere dei locali della costa est degli Stati Uniti, New Jersey, Philadelphia, Boston, Cleveland. Pensavo fosse uno scherzo, ma le richieste erano vere, non erano richieste, non andavamo a suonare al Madison Square Garden, però c'erano dei locali che ci pagavano, ci offrivano il vitto e l'alloggio. Ho detto: dobbiamo andare. Avevo una conoscenza, un batterista di là, oltreoceano, proprio che stava nel New Jersey. Gli ho chiesto se aveva interesse a essere della partita. Mi ha detto: quando? Cominciamo, andiamo. Tu fai conto, io non ero mai stato a New York, nemmeno da turista. Ci sono andato a suonare per 4 date, in totale erano 9 concerti, ma la sera del mio compleanno io ero a Central Park a suonare in un Un bar che si chiama regalino ti sei fatto. Una cosa, cioè, inenarrabile, e infatti ora New York per me ha un significato del tutto speciale, perché non è solo la città che abbiamo visto in Woody Allen o in qualsiasi altra serie TV o film, ma è un pezzettino anche mia, è un pezzettino della mia storia, e mi è servita tantissimo poi per tornare qua e affrontare il pubblico, la gente ai concerti in modo totalmente diverso. Là l'esperienza era, c'erano 4 ore da riempire in un locale: la prima ora c'era jazz, la seconda rock, la seconda country, la terza folk, tutto nella stessa sera, e il pubblico restava lì, quindi applaudiva più forte o meno forte a seconda del gusto personale. Però una cosa assolutamente inedita per me, anche perché in Italia non esiste questo interscambio di generi musicali nello stesso club, nella stessa venue, nella stessa sera. E quindi tu ti devi conquistare il pubblico sera dopo sera. È stato davvero illuminante, direi proprio così. Ascolta, invece X Factor, poi come è arrivato e che esperienza è stata con la TV? Immagino la prima, no? Sì, è stata la prima edizione, arrivai terzo, è stata un'esperienza violenta, non ti voglio nascondere, è molto difficile perché io sono un ragazzo di provincia, quindi essere catapultato sotto le telecamere 24 ore su 24, 4 mesi lontano da casa, e poi non era come adesso, eravamo su Rai 2 e avevamo una fascia quotidiana, tutti i giorni, quindi noi non ti dico che eravamo nell'occhio del Grande Fratello, però eravamo molto esposti. Anche la popolarità di conseguenza ne ebbe beneficio, perché comunque il viso diventava conosciuto. Però fu abbastanza tosta da digerire, perché io ero andato lì, nessuno sapeva cosa fosse X Factor nel 2008. Ci siamo andati tutti perché lo slogan recitava: vinci un contratto con la Sony per la produzione di un album. E quindi io, cantautore con un sacco di canzoni da parte, ho detto: la mia occasione, devo farlo adesso.
Non vedevo altri sbocchi. Ti devo dire la verità, oggi, col senno di poi, avendo visto che cos'era, io non sapevo nemmeno che mi dovevo cimentare con le cover. Questo te lo voglio dire. E addirittura credo di essere rimasto nel Guinness dei primati nella storia di X Factor per aver rifiutato il contratto Sony in finale, arrivando terzo, per la pubblicazione dell'EP di cover. Perché avevo raccontato 4 mesi che avevo le mie canzoni, non volevo uscire con le cover. E così pubblicai con Edel, poi ci troveranno qui e poi il resto è andato per fortuna bene. Quindi diciamo all'inizio sei stato un po' incosciente, possiamo dire, però forse quell'incoscienza che uno ha che ti fa buttare senza pensarci troppo, oppure lo vivi come un rimpianto, cioè non lo faresti, come un rango, scusami, come un rimorso, non lo faresti. No, guarda, io di tutto quello del passato, cioè penso che se mi ha portato fino qua vivo, vuol dire che aveva un profondo senso. Sai, quando ti giri e dici, vabbè, tutte quelle curve là adesso sono una strada panoramica. Mentre le facevo, magari erano anche dure, alcune erano in salita, no? C'era la sera che dovevi cantare la cover che probabilmente non ti andava a genio, non era nelle tue corde, però eri dentro a un programma televisivo, era un gioco per loro, mentre tu stavi scommettendo la tua vita. Ma non rinnego niente, non ho rimpianti, anzi, mi ha permesso di trasformarlo in una vera professione. Ho cominciato da lì a crederci e ovviamente quando si sono spenti i riflettori, io ho passato un anno a fare concerti in giro per l'Italia. E quindi come po non potrei mai dirti che è stata un'esperienza che non ha portato niente. E la consiglieresti, diciamo, a un giovane musicista di adesso, un talent, come li vedi? Ma guarda, oggi ti Tra direi. l'altro sta affrontando una fase, no? Un po' diversa rispetto a quando l'hai fatto tu, sicuramente. Sì, ti direi oggi, ti direi di no, che non serve, perché a parte che adesso vanno totalmente preparati, quindi c'è un po' un filo di, anche negli stessi concorrenti, di finzione. Sai, noi di quella prima edizione eravamo veramente un po' carne da macello, un po' incoscienti, ma Certo. eravamo, sì, suonavamo veri però, perché non sapevamo cosa andavamo incontro, non sapevamo nulla delle dinamiche del programma, eccetera. Adesso è un po' un meccanismo rodato, quindi vedo anche i ragazzi che arrivano e sanno già dove guardare in telecamera, come, cosa dire o cosa non dire. E questo sì, sicuramente rende la messa in onda molto più agile, però l'emozione da casa ne risente un po'. Io penso che forse se dovessi dare un consiglio ai ragazzi, direi: ma lavorate sul progetto, scrivete o aiutatevi a trovare un team per scrivere un fracco di canzoni per avere delle buone frecce al proprio arco. Perché quando hai un progetto chiaro, fare le cose con un significato, ecco, non farle perché arriva l'estate, siamo indietro, ci vuole il pezzo estivo, ma non ha il minimo senso. Tra giugno e settembre ci sono tantissimi pezzi che accendi e fatichi a capire chi sta cantando tante volte, no? Perché le voci sono intercambiabili, le parole sono sempre quelle cinque. Penso che si possa fare di meglio nella musica italiana. Ottimo. E concluderei poi con una domanda appunto sul nuovo singolo, nuovi progetti, futuro, collaborazione, che cosa, live, insomma. Sì, allora il disco che esce è un doppio, sono 16 canzoni, però viene fuori da un periodo un po' di silenzio, da 2 anni anche difficili come quelli che abbiamo passato tutti. Si chiamerà Buona Strada, lo suono con la mia band, siamo una band anche abbastanza numerosa, siamo in 8. Esce il 21 di ottobre. Sempre prodotto da Tiziano per TZN, distribuito da Universal. Sì, ci saranno alcune cose. So che suono al Teatro di Strada Nuova a Genova l'8 di ottobre per la finale di Genova per voi. Suonerò proprio per la prima volta a Sereso, ma stavolta in acustico. E poi conto di insomma, farmi vivo nei club in giro, perché la dimensione reale della musica poi è davanti alla gente. Ottimo, allora io, noi di bellacanzone.it ti ringraziamo, in bocca al lupo per tutto e ti ascoltiamo presto. Ti ringrazio Paolo, grazie mille. Qual è la città che è dietro al quadro che non vedo? Ai Roma. Roma, ok, sembrava Halfpenny Bridge a Dublino. Dai, Roma, Roma. Grazie. eh.